Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z da Combattle versione JAP per andare a provare un PG torneo che è meglio del Dokkan Fest. Non che ci voglia molto, per l'amor di Dio, non che ci voglia molto. Ovviamente stiamo parlando di IT AGL, eccolo qua. È andato a tour con questo torneo, quello dove abbiamo visto anche Nappa the God. Vediamo cosa fa. Lo dico subito. Secondo me è meglio del Dokkan Fest. Non ci vuole molto, però è meglio del Dokkan Fest. Prima di tutto, vabbè, la leader skill non è importante. Abbiamo un raise attack all'infinito con supreme damage e medium chance di stannare. Va bene. Abbiamo una medium chance di stannare dalla special e qualcosina. Vabbè, è un PG torneo. Poi abbiamo la passiva e qua è tanta roba, vedete un bel po' di attack def e tutto, sì. Attack def 100% di base, attack def 100% al lancio della special, quindi ottiene un altro attack def 100%. In più additional attack 60% e high chance di stannare l'attack enemy come primo attaccante in turno. Ci sta? Medium chance di evadere e fare il lowers attack del 20% per due turni se sta secondo o terzo. Questo è come funziona la carta. Per vederla in generale la guardiamo sia prima che seconda. Ovviamente non mi chiedete di runnarlo con tutti gli incattivi perché è hit e non si può. Supreme Warrior, Experience Fighter, Call Judgment, In Fighter, Shocking Speed, Warriors of Universe 6, Shattering the Limit. Non mi chiedete di farlo, è quasi impossibile. Dovrei giocarlo con Piccon in un Super AGL. No, grazie, ragazzi, no. Non esiste. Però lo giochiamo in Universe 6. Questo rimane ovviamente uno dei problemi di IT. Non linkerà mai con nessuno dell'Universe 6. Quello, vabbè. È normale, ormai l'abbiamo già capita la situazione com'è, no? Con IT, cioè, non è che si fa molto. Però abbiamo un attimino di supporto per il fatto che non abbiamo mai 2 milioni e 3, ok. Per il fatto che non abbiamo quasi mai un link attivo. Questo però è un problema serio, secondo me. È un'unità torneo, quindi la potete avere ability full tranquillamente se la pullate, perché è più che altro quello. Se la pullate la potete avere ability full tranquillamente, però si tratta di IT, ok? Non ci vuole molto a superare il Dokkan Fest. Non vuol dire che però sia una carta buona. Attenzione, eh. Attenzione. IT AGL trova spazio? Secondo me no, non lo trova. Ma neanche nei sogni più disperati di IT. Non lo trova. Più che altro è il fatto che di base è una carta che non va a linkare con nessuno, è particolarmente difficile da giocare, quindi ok, lo ficcate in Universe 6, c'ha quei link Universe 6, quindi andrà in special. Ma tolto da quei team, non linka mai con nessuno. Cioè, io vi leggo ora i best buddy per giocarlo, che vi potevo fare tipo lo showcase con quei PG. Nail AGL, Piccon AGL, quelli sono 4 link in comune. Sono Supreme Warrior, Experience Fighter, Call Judgment, Shocking Speed dalla parte di Nail. Dalla parte di Piccon abbiamo Supreme Warrior, Experience, Call Judgment, Shocking Speed. Ok? Sono gli stessi tranne Experience. No, sono gli stessi, sì. Capite anche voi che non è che può funzionare tanto come cosa, no? Nel senso, è tutto bello quel che si vuole, però ragazzi, è IT, ok? Dai, non ci prendiamo in giro. Qua, vabbè, gli diamo le 7 orb così. Stiamo usando Kefla fisica in questo caso. Anche per dare le orb possibilmente a IT, ok? Difesa, prima di tutto. Tutta la sua difesa effettivamente lo ottiene quando sparate la special. Quindi tenerlo primo gli dà più attacco, ma non avete la def subito. Quindi prende botte, eh? Tenendolo primo prende effettivamente botte. Tenendolo invece secondo perde l'attacco, ma almeno guadagna più facilmente la def senza, cioè guadagna più facilmente. Fa la special, quindi non va a crepare inutilmente, ok? Perché ha 70k def, ragazzi. Cioè, pre-special è 70k def. Wow. Emozionante, capite anche voi, eh.
È il PG che è, ragazzi, è it. Lo guardiamo perché sì, è appena andato a tour, lo guardiamo. È effettivamente, secondo me, meglio del Tech. Ma come ho detto già all'inizio due volte, non vuol dire che sa che cosa. È It Tech di cui parliamo, è una merda. Cioè, prendete una merda. Non voglio essere troppo offensivo, ok? Prendete una cacchina di cane per terra. It Tech è quello. Non è che It AGL ora è una cacchina profumata, ok? È una cacchina profumata lui. Cioè, se l'altra non è profumata, quella di It AGL è profumata. Per capirci esattamente. Non sono qua a dirvi che in realtà è buono, perché effettivamente in un Team Universe X mi dispiace. Ci sono le Kefla, c'è Kale e Caulifla, c'è la Kale e Caulifla anche nuove, quella è andata a Deza, c'è la Caulifla Tech che evade tutto, c'è la Kale STR che ha la guardia attiva se c'è la Caulifla nel turno. C'è troppa roba per un PG che effettivamente parte con 2 milioni di attacco, e va bene, ok, ha più difesa di Hit Tech ovviamente, perché comunque ce l'ha, almeno lui la difesa ce l'ha. Hit Tech non ce l'ha nemmeno. Dokkan, quando ha pensato quella carta, si stava facendo qualcosa, ve lo dico. Però abbiamo delle orb per Kefla, gliele diamo, in questo caso gliele diamo, ce le ha tranquillamente. C'è anche il buffer. Vorrei vedere un attimino Def col buffer, un attimino, 93.000, sì, 93.000 arriva. Aspettate, perché le stats, un attimo solo. 8.000 def, sì, è a tour, però c'ha le stats di un SSR praticamente free to play. Cioè, nappa parte con queste tour a SSR, per capirci. L'abbiamo visto l'altro giorno, nappa queste stats ad SSR. Capite anche voi un attimo che è un po' difficile giudicare bene o male una carta, no? Nel senso, questo è anche uno dei suoi difetti. Il suo difetto è che non gli hanno dato delle stazze effettivamente. È arrivato a 3 milioni, ok? È arrivato a 3 milioni. Comunque sì, forse 200.000 def ci arriva, non l'ho calcolata, però... Post Special se la tanca, se la cava, ok? Questa è la cosa più... Se la cava... Il problema è post special, quindi va sempre giocato un attimo secondo terzo. Quella è la situazione. Quindi vedete anche meno danno. Vedete meno danno perché perde la passiva che state primo e prende più attacco. Peccato, però vabbè. In road lo portate perché volete stannare. Ripeto comunque che in road, secondo me, non ci trova spazio. Con le Kale e Caulifla del gioco, al momento, né Hit Tech né Hit AGL trovano spazio. L'unico modo per rendere Hit Tech di nuovo migliore della GL, cioè, è un'Ezza, e gli devono dare solo def. Perché effettivamente, parliamoci, cioè, non è... Hit fa schifo, è vero, è vero. Perché indoccan effettivamente a quei link che nessun PG vorrebbe avere in realtà, È così un attimo come funziona, cioè, nessun PG vorrebbe avere quei link. Normalmente vuol dire non linkare. Cosa che è Hit, non linka, tranne per quegli Universe 6 o Shattering. E quindi già quello lo rende difficile da giocare. Ma poi, in generale, cioè, sì, mi stanni, wow, che roba. La def la ottieni come secondo terzo, quindi devi tirare la special. Hit Tech avrebbe bisogno solamente di avere un po' di def, ok? Perché i danni li può anche fare. Non prendiamoci in giro. I danni quelli li ha sempre fatti. La cosa buona quando uscì all'epoca è che, ok, faceva comunque schifo all'epoca, ma era i danni esagerati che riusciva a fare. Però 0% def. Questo è il lato peggiore di quella carta. 0% def vuol dire praticamente non trovare spazio oggi da nessuna parte. Perché... Va bene non arrivare a 300.000 def, ma non arrivare neanche a 50.000 def, quello, vabbè, è un po' uno schifo. Hit Tech, ragazzi. Yeah. Allora, stando primo qua, le botte le va a prendere. Solo che voglio continuare a staccare, ok?
Lo so, c'è la chance di vedere tante orbe, ma voglio continuare a staccare, ok? Voglio arrivare più avanti possibile con più stack possibile di Tagiello, ok? Voglio vederli tirare le botte, fine, non è solo quello. Però non lo potete tenere primo, questo è poco ma sicuro. 2 milioni e 9. A breve ci siamo con quei 3 milioni fissi, ok? 3 milioni, ok. Ora ci siamo, ragazzi. Siamo a 3 milioni e andrà sempre più su, però... Vediamo quanto piglia. Uff. Non può tankare niente. E questo è il problema, è che non può tankare neanche le Extreme Super Battle Road, questo Itagl. Per quello dicevo... Sì, è meglio del DF, ma non vuol dire che sia meglio in realtà, ok? È solo una cacchina profumata. È carino, ma è una cacchina profumata. Fine. Nient'altro di esagerato. È una cacchina profumata. Bello che sia una cacchina profumata, però... È quello. È la cacchina di Arale. Quella rosa. Che va col bastoncino a fare... Il cosino. Questo è Hit AGL. Fine. Non voglio essere troppo cattivo perché è un free to play, quindi... È sempre lì, Se una carta è free to play, sempre che non sia Zarbo né Dodoria, ci si va tranquilli. Non si esagera con le rotture. Però è una carta che non troverà spazio, sinceramente. Con il team che è ora, non trova spazio. Neanche al posto di Kabba Int. Perché se tolgo Kabba Int, ci metto Kabba Tech. Tolgo il Kabba Int che mi buffa, metto Kabba Tech perché tanto l'abbiamo visto che di danni ne sa fare. Post special tankeggia anche. Falso. Ok, falso. Però non ci trova spazio. Anche perché, attenzione, rileggo una parte di passiva. Dov'è lo Stanley? Ah sì, attack ed enemy attack meno 20. Buono il debuff, per l'amor di Dio. Il debuff è sempre buono. È una cosa che si accetta alla fine. Però deve stare sempre secondo e terzo. Va bene, ok. E lo stun dov'è? Medium chance di stannare dalla special. A quel punto io sinceramente mi porterei un hit tech. Se devo proprio stannare, porto il tech. Perché funziona di più, solo per quello. C'è il 70% di stun, cioè molto più OP da quel lato. Questo hit è un po' particolare. Sono felice che l'abbiamo fatto più forte del tech. Però non è nulla di esagerato. Credo anche che abbiamo finito di guardare sto showcase dopo il prossimo turno. Anche perché ormai non credo che tanchi neanche stando secondo. Dopo è quasi... È dura. È sinceramente dura. Ok, per come la vedo un po' dura. Anche perché... Cioè, le stats sono troppo basse, ok? Ci sta, fate questo, ci sta, arriva tranquillamente a 3 milioni, che è buono, però parte con delle stats atroci. 10.800 di HP, 11.400 di d'attacco, 8.000 lì in quel caso, 8.000 def. Sono atroci per un tour. Sono troppo basse. Questo più che altro è il problema. È il problema con questa unità. Infatti la passiva è staccata. Il suo additional attack def 100% è calcolato separatamente. Per un totale boost di attack 420. Nice! E def 300 quando si fa la special come primo attaccante, ok? Quindi sì, gli hanno dato una passiva staccata pesante. Ma è una passiva che è staccata e pesante per un PG che poi alla fine arriva dopo 11 turni a fare 3 milioni, ok? Date questa passiva a un qualsiasi PG che ha un PG Dokkan Fest con delle stats da Dokkan Fest e cambia la storia, cambia letteralmente tanto la storia, ok? Vediamo quanto ci spara con questo Dokkan Mode e poi credo che abbiamo finito. 3 milioni e mezzo, sì. Passi perché secondo me sei meglio dell'Hit Tech, però come abbiamo già detto troppe volte per questo video e sarà l'ultima volta che lo dirò anche perché chiudiamo il video,
una cacchina profumata non vuol dire che sia comunque qualcosa di diverso da una cacchina. È sempre una cacchina, è solo profumata. Fine della questione. Ragazzi, abbiamo provato Itta GL del torneo con il tour. Spero vi sia piaciuto. Ditemi, secondo voi, che cosa dovrebbe fare ora Itta Tech per tornare ad essere buono? Migliore almeno della GL. Vediamo se diventerà lui la cacchina profumata. Però la vedo dura con un Eze, sarebbe veramente ridicolo che diventa solamente una cacchina profumata anche Itta Tech. Per me gli servirebbe solo un bel po' di death, ok? Un bel po' di death. Un bel po'. Vuol dire avere in passiva un centinaio in su di percentuale di death. Perché ora, come ora, fa troppo schifo. Ragazzi, è stato un piacere. Lasciate il like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.